Allora, salve regà. Allora, i pagliacci vengono sempre a rompicoglioni sotto il mio video. Si vede che rosicano sti pagliacci. Rosicate molto voi, secondo me. Per questo stai sempre qui sotto a scrivere, pure quando non faccio video. Allora, invece il video dell'Inter, per me non fa il video dell'Inter. Ora ti rispondo, pagliaccio. Allora. Cioè, io non è che devo fare i video su partite di merda che fate voi, no? E vi esaltate per queste quattro partite di merda che fate, no? Io non ci spreco manco fiato. Io vi perculo quando perdete. Allora lì mi faccio due risate e vi perculo, capito? Allora, diciamo una cosa. Okay, ecco, ora vi faccio il video. Vi racconto la storia, la vostra storia di ieri sera. Allora, caro pagliaccio, perché lo chiamo a pagliaccio per forza. Ieri sera hai vinto 1-0 contro l'Atletico Madrid. 1-0. Ok, 1-0. Sapete che significa? Che al 90% state fuori. Perché il problema vostro è che non capite. Purtroppo, vabbè, non capite un cazzo. Questo lo devo dire. Allora, ieri sera voi è come se aveste perso o pareggiato. Perché vincere 1-0 con l'Atletico Madrid è quasi da suicidio. Dovete fare minimo 2 gol, dovevate fare minimo 2 gol, ma minimo 2 gol non l'avete fatti. Lì sarà dura, perché l'Atletico Madrid fuori casa è una squadra come il Porgibonsi, non vale un cazzo. Ma non solamente con voi che ieri sera ha fatto piagne, fa piagne proprio dove gioca fuori casa. È in casa che l'Atletico Madrid si trasforma e diventa una squadra mostruosa. È quello che forse voi, ecco, se riuscite a batterli in casa, allora uno vi può fare i complimenti. Ma farvi i complimenti per aver vinto 1-0 e un primo tempo di merda che avete fatto, perché veramente sta una squadra, mi stava a dormire, sinceramente, un primo tempo che mi era addormito. Un secondo tempo è stato migliore, avete avuto delle occasioni, due o tre occasioni avete avuto che non avete sfruttato, e lì è il male, e alla fine avete vinto solo 1-0. E 1-0 questo diventa molto molto complicato per voi, perché come ho detto, l'Atletico Madrid in casa è un'altra squadra, è come incontrare il Real Madrid, è la stessa cosa. E voi con il Real Madrid avete fatto, avete sempre perso. Cioè loro in casa, non si sa che cazzo succede, fuori casa fanno sempre, vi ricordate con noi, tre fischioni non gli abbiamo fatto. Tre fischioni a sti ragazzi abbiamo fatto, tre, mica uno, tre fischioni. Perciò capite bene la cosa. Noi abbiamo perso da loro 2-0, abbiamo perso, capito? Poi Ronaldo si scatenò e fece 3 gol. Però è quello il problema. In casa loro sono mostruosi, fanno paura. Non perdono in casa da una vita, non perdono in casa. Buttali giù. Se voi guarda, voi per passare con loro dovreste stare solo in super forma, dovreste stare. Insomma, voi pagliacci dovreste stare in formissima e loro devono stare di merda, come ieri. Allora passate il turno. E allora il turno non lo passate. Questo è quello che vi dico. Se voi state in super forma, fate una grande partita, allora forse gliela fate a passare, perché sennò sarà difficile. Ricordate una cosa, che Cholo Simeone ha fatto 4 finali di Coppe Europee. Capito? Ne ha fatte 4. Non due, anzi, l'ha fatte 6 dei finali di Coppa Europea, se proprio vogliamo dirla, perché ha vinto 2 Coppa UEFA, 2 Supercoppe Europee e ha perso 2 finali di Champions League, sempre contro il Real Madrid. Addirittura una l'ha persa, che a un minuto dalla fine l'aveva già vinta. A un minuto, quello segnò proprio a scadere, a partire dalla fine l'ha segnato 1-1 supplementari e poi vinse Real. Questa è storia, ragazzi. Perciò, voi se pensate di passare e portarvela da casa contro l'Atletico Madrid, sbagliate di grosso. Perché come ho detto, dovevate fare minimo 2 gol, minimo. Con un gol, poi non ci stanno manco più i gol doppi che tu segni là e vale doppio, capito? In caso di pareggio, no. Perché se fai un gol e loro ne fanno due, una volta sareste passate. Ma non passate più. Comunque, caro pagliaccio, io faccio i video solamente quando, mo ti ho fatto un favore, così vieni sotto a rompi i coglioni come al solito. Io ti ho fatto un favore, ok? Fate questo video, perché da solito faccio video quando voi perdete, perché mi faccio 4 risate. Purtroppo quest'anno perdete poco, perché molti vi aiutano, e questo è quanto. Hai capito? Soprattutto in Serie A. Ma qui non c'è sala come è successo hai visto quel rigore che avevate? Non è che state nel campionato italiano, che come vi sfiorano, vi danno il rigore, vi danno questo, vi danno quello. In Europa non è così, ha capito, ragazzi? Comunque, cari pagliacci, ci vediamo a ritorno. Tranquilli, tranquilli. A ritorno farò il video, se vincete o se perdete.
Ciao, Vaiaci!